C'erano una volta persone che credevano nell'arte come strumento evolutivo e vitale. C'erano una volta e ci sono ancora oggi. Quella che vi raccontiamo non è una favola, ma una realtà in divenire, l'ambizioso progetto culturale che parte da un nome, Massimo Valsecchi. Il punto non è soltanto quello di restaurare nel modo più filologico oppure di ridare vita a tutti questi spazi monumentali che purtroppo il tempo, la storia e le necessità di usi diversi avevano tutto ammezzato, perché questa specie di passerella che passa sopra la nostra testa non è una strana bizzarria, e questa scala che è stata disegnata da un architetto è soltanto per permettere di raggiungere questi ammezzati che nel tempo l'uso e la trasformazione di questi spazi monumentali invece erano diventati tutti ammezzati, quindi quelle erano delle finestre e tutto erano un sistema di appartamenti, di alloggi, dove probabilmente prima la servitù, poi dopo servivano per altre cose. Comunque il punto più importante non è un progetto per Palazzo Butera, ma è un progetto non solo come modello per il quartiere che forse è il quartiere più intatto, più antico di Palermo, che è il quartiere della Calza, ma soprattutto di cercare di partire dalla storia della Calza e quindi di vedere come questo può diventare un progetto di recupero urbanistico e di recupero per dare lavoro in futuro, perché dei palazzi così importanti, che hanno bisogno di opere così importanti, hanno anche bisogno di scalpellini che sappiano lavorare la pietra, di fabbri che facciano delle opere di ferro battuto, c'è bisogno di falegnami, c'è bisogno di restauratori, come evidentemente questo ha impiegato 12 restauratori che per 2 anni e mezzo hanno lavorato su questo progetto. Ma il punto più importante è di far sì che tutto questo non sia fine soltanto a ricostruire un passato che evidentemente non esiste più, ma forse di dare questa specie di speranza non solo di riqualificazione e rigenerazione del quartiere, ma una speranza per Palermo, per la Sicilia, di ritornare a questo punto di scambi internazionali, dotandola proprio di strutture che diventeranno dei centri di attrazione internazionale, università, musei, scambi culturali con istituzioni di tutti i tipi, e soprattutto è la possibilità trasformativa che ha la storia, la cultura e l'arte, di cui la Sicilia è ricchissima, e quindi forse è proprio lì che bisognerebbe cercare di mettere in evidenza. Invece la maggior parte di tutti i grandi palazzi che sono nel centro storico e che sono o del comune o della regione o della curia, purtroppo sono in abbandono. Quindi il progetto proprio è quello di dare una possibilità che ci siano altre persone o altre istituzioni o altre realtà internazionali che decidono di venire qui, proprio perché la vostra storia, la vostra arte e la vostra cultura è il grande laboratorio in questo momento, che forse è la cosa più importante. Il progetto di recupero è di costruire scuole di scalpellini, scuole di falegnami, cioè tutto il recupero di questo quartiere è partendo da arti e mestieri. Il desiderio è che attraverso la passeggiata delle cattive diventi una possibile porta d'ingresso verso il centro storico. Il progetto è un progetto per la Calza, è un progetto per Palermo, è un progetto per la Sicilia, per cercare di riportare la Sicilia a questo
possibilità di scambi internazionali che invece purtroppo negli ultimi 100 anni non è più stato così. Quello che mi interessa è che la collezione diventi un punto, una leva, perché siano le istituzioni internazionali che prestano a Palazzo Butera e prestano quindi a Palermo le loro opere, quindi vuol dire che i palermitani, invece che dover andare a Londra, a Filadelfia, piuttosto che a Oxford o Cambridge, verranno qui e avranno la possibilità di vedere le opere dei più importanti musei. Ha un'idea dell'impatto che il suo lavoro ha in città? Uso la metafora di essere prigioniero, devo dire, io sono nato sul mare, tutta la mia vita sono sempre andato a fare dei bagni, sono qui da 3 anni e non sono riuscito a fare un bagno, quindi ho poca percezione, perché è tale l'impegno di mettere in equilibrio il problema del restauro con il problema di dotarlo di opere e di fruibilità per dei grandi progetti che siano allo stesso livello delle istituzioni internazionali. Qui siamo nell'ex archivio, un'ultima scoperta di Palazzo Butera. Il palazzo è rimasto in attesa, paziente. Prima o poi qualcuno ci verrà a scoprire. E questo è un esempio molto importante, perché i saloni, gli affreschi, che sì, sono visibili, ma anche lì ci hanno dato grandi sorprese, erano abbastanza evidenti. Anche molto interessanti sono i due cantonali. Ci sono i colonne, i pignatelli, i branciforte, nonché simboli molto importanti come il carro di Santa Rosalia, che ci racconta: noi eravamo qui quando il carro, il primo carro, è uscito. Questo è un cantiere importantissimo, perché il professore Valsecchi ha una capacità di lasciare che queste cose possano essere scoperte. Questa scala è un esempio concreto di integrazione fra passato e presente, che poi proietterà ovviamente al futuro. Sì, è un sistema che nasce soprattutto dall'osservazione di quello che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati. Quando siamo arrivati, questi spazi erano completamente suddivisi in maniera diversa. L'idea iniziale è stata quella, evidentemente, di rimuovere tutto quello che era di troppo rispetto a questa struttura, ma poi commentarlo e consentire dei punti di vista inusuali, introducendo degli elementi nuovi dal punto di vista concettuale, sia come linguaggio, naturalmente, perché è un linguaggio contemporaneo che appartiene a noi, sia come distribuzione, come possibilità di osservazione degli spazi da un punto di vista inusuale, più in alto, ci dà degli scorci diversi. Questo serve a fare in modo che questi spazi non siano spazi meramente ristrutturati, ma siano degli spazi che sono intrinsecamente significativi, pronti poi ad accogliere delle opere che verranno a essere completate, anzi completandosi a vicenda, tra opere e spazio, attraverso un percorso che è un percorso che noi creiamo e che è un percorso che serve a definire un rapporto il più preciso possibile tra il passato e il futuro soprattutto. Da questa scala si ammira anche, o ci si proietta verso la stanza dove è custodita questa radice tanto cara al palazzo e a voi tutti. Beh sì, perché è stata una delle sorprese più belle che abbiamo avuto quando abbiamo cominciato i lavori. La sala, che è quella là in fondo, all'inizio ospitava le caldaie del palazzo, quindi era proprio la sala più scornacchia di tutte, se posso dire. Abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo trovato, cominciando i dialoghi con gli operai, perché noi siamo costantemente su cantiere, quindi ogni giorno eravamo il polso delle novità, ci hanno detto che hanno trovato questo cunicolo con una radice dentro, e a poco alla volta è emerso questo percorso che ci ha fatto capire come la radice della giacaranda che è nel cortile avesse trovato una sua strada per andare a trovare dell'acqua che altrimenti non avrebbe trovato. È un misto bellissimo tra natura e artificio che valeva la pena sottolineare come un elemento molto importante dal punto di vista figurativo. Queste erano le rimesse per le carrozze e poi per le auto, quindi c'era una serie di garage sostanzialmente che era veramente molto deprimente dal punto di vista spaziale. Abbiamo riaperto tutto e è venuta fuori questa galleria bellissima. L'unica apertura che abbiamo lasciato in tutti gli archi presenti nel cortile è questa,
che tra l'altro costituisce anche il punto di partenza per il disegno di tutti i portoni degli accessi che ha voluto omogenizzare. Questa tipologia di disegno nasce dal fatto che proprio in questo portone qua c'era una piccola porzione in alto ricavata, disegnata con questi quadrati che ruotavano 90 gradi uno con l'altro. E quindi il motivo era bello, mi piaceva, mi pareva interessante e l'ho utilizzato ampliandolo e modificandolo, trovando questa idea di avere i portoni in ferro, quindi sono strutture in ferro piuttosto pesanti, che reggono questi vetri cannettati, messi in verticale e in orizzontale, in modo da rompere la luce, l'omogeneità della luce e creare un effetto di rifrazione che potrebbe essere molto interessante, comunicando verso l'esterno ma impedendo di fatto all'esterno di entrare a dar fastidio alle opere, perché c'è sempre un problema di mediazione tra quello che uno guarda come opera d'arte e quello che uno vede come architettura. Qui siamo nel sottotetto, un'altra scoperta. Un'altra scoperta che è stata effettuata durante i nostri miei di Massimo continui girovagamenti per il palazzo. Appena abbiamo cominciato a pensare cosa farne di questo palazzo, abbiamo cominciato ad esplorarlo e ogni giorno era una sorpresa sia in termini di ritrovamenti sia in termini di spazi scoperti. Quando siamo arrivati qua, noi siamo arrivati attraverso un piccolissimo pertugio, ci siamo affacciati in questo paesaggio che è incredibile perché sembra di essere il ventre di una nave, è uno spazio molto astratto, molto bellissimo. E la prima cosa che ho pensato è che sarebbe stato bellissimo che anche le altre persone potessero venire a visitarlo, quindi trovare il modo di renderlo parte di un percorso museale che non riguarda soltanto le opere ma riguarda anche l'edificio. E quindi l'idea di avere magari una passerella come quella in cui siamo adesso, che mi possa consentire alle persone di affacciarsi in questo panorama, guardare e rendersi conto anche delle tecniche costruttive che qua sono antiche, che qua sono visibilissime, sono cose che si vedono, cercheremo poi di renderle anche trasmissibili con un po' di didattica, con qualcosa che pare che sia molto, a me pare che sia molto interessante far comunicare, perché offre uno sguardo molto più stratificato sull'architettura o sulle tecniche costruttive di quanto uno non potrebbe mai immaginare. Ultima chicca, il torrino, anche questo restaurato con le intenzioni insomma che ricoprono tutto il palazzo e dal quale si può ammirare la meraviglia di tutta la città. Certamente sì, cioè è un punto di osservazione assolutamente privilegiato e anche per questo che la prima cosa che abbiamo pensato è che questo posto dovesse essere aperto al pubblico. Si capisce moltissimo di Palermo, del rapporto col suo contesto, del rapporto con il mare e si capisce il ruolo un po' arrogante che questo palazzo ha storicamente avuto nei confronti della città. C'è una separazione netta, il palazzo è un muro, di lì c'è la città e di qua c'è il mare. Le persone dietro di noi guardano noi, non guardano il mare, quindi per cui anche questa cosa qua di renderla a questo punto trasparente diventa un elemento interessante dal nostro punto di vista e ci consente di realizzare attraverso sempre le artigianalità locali delle opere che sono tutte funzionali alla maggiore fruibilità di questi spazi. Apprezzare ancora meglio la bellezza di questo paesaggio che è uno dei più belli che ci siano. Che parla da solo. Che parla da solo proprio.